Parliamo della gara anche con Alessio Tacchinardi. Allora Alessio, una sconfitta meritata, insomma, ha vinto il punteggio meritatamente, però il Pergo aveva iniziato sufficientemente bene e poi lo spartiacque mi sembra sia stato il gol di Lella. Sì, alla fine questa categoria qua la differenza la fanno gli attaccanti e Lella in una nostra disattenzione è stato bravo a punirci. Dopo una squadra che onestamente oggi a livello offensivo c'era poco, insomma, c'è un giocatore per noi determinante, ma l'ho sempre ribadito, se no siamo piccoli, facciamo fatica a tenere sulla palla, ci arrabattiamo, facciamo, però è normale che i giocatori davanti che hanno qualità ti fanno la differenza, e loro la prima disattenzione ci hanno punito e dopo abbiamo avuto delle difficoltà oggettive nel secondo tempo a creare qualcosa, e dopo un po' di cuore, un po' di coraggio abbiamo avuto da recuperare, quasi alla fine la pareggiavamo, però insomma andiamo avanti. Se magari si sbloccava all'inizio sull'occasione di Simeonato e quella di Tacchinardi di testa, sono capitate quelle, poteva cambiare il match. Gli episodi cambiano. Domenica scorsa, a 3 minuti alla fine, abbiamo preso un gol che quella secondo me era la partita da vincere. Oggi era dura perché il reparto offensivo del Pontisolo è di livello importante. Lello è un giocatore di categoria importante, Pinto è forte, in mezzo al campo è una squadra quadrata. Abbiamo messo in campo le forze che avevamo, e più di così penso che la squadra non poteva fare. Diciamo che nel secondo tempo ci aspettava almeno una reazione un po' sull'orgoglio, almeno soprattutto nella prima parte, invece non è arrivata neanche quella. Ma non è arrivata, hanno fatto quel massimo, per me la squadra ha fatto il massimo, oggi il massimo era questo. Se non l'ha fatto ci possono essere dei limiti caratteriali, però ha fatto quello che aveva dato, aveva tutto quello che poteva dare, l'ha fatto e sono stati più bravi loro. Comunque adesso si ricomincia subito domenica, c'è tempo e spazio per arrivare al quinto posto, c'è ancora la voglia? Per me più che tempo e spazio per arrivare al quinto posto bisogna guardare dietro, perché io l'ho sempre detto e mi dicevate ma no, perché no, bisogna guardare anche dietro, bisogna guardare dietro, perché è un campionato che è ancora lungo, forse c'eravamo un po', personalmente no, però magari pensando di arrivare ai playoff facile arrivare ai playoff, ci vogliono un reparto offensivo importante come può avere il Pentisola. Noi oggi non siamo da playoff, noi oggi dobbiamo battagliare e stare sul pezzo, perché la pagnotta per arrivare a salvarci è ancora lunga. Il processo ha già vinto, ha accorciato la zona salvezza, abbiamo perso dei punti, quindi insomma ci vuole carisma e personalità.